fare? Sono 13 anni che stiamo insieme. Che dobbiamo fare? Hai due opzioni. O ti sposo o mi lasci? No, o mi sposi o mi sposi. Sposatelli, a così ci prima partita. È cambiato il matrimonio nel tempo, è sempre una cosa importantissima, fondamentale. Chi mi risponde? Io penso che soprattutto per noi donne è una tappa fondamentale della nostra vita. Poi oggi siamo aumentati a causa di che siamo aumentati anche i divorzi. Quindi uno divorzia, quindi si risposa. Sì. Quindi uno non si sposa più una volta, si sposa due, tre volte. Quindi siamo aumentati i matrimoni. Una cosa non pomposa. Ma 60 cesti di rose e 50 di fiori misti, io dove li metto? Don Libò, però io con voi ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima. Io sono cliente. La bomboniera. Poi che c'è stato? La festa di matrimonio, la festa di divorzio, le bomboniere, cioè. L'abito da sposa, il fotografo, se fanno i debiti. Il ristorante. Esatto. Come esatto. Se faccio? Un matrimonio costa 50.000 euro. E ti va bene. Se proprio vuoi risparmiare. Non è che sono degli sprovveduti, ecco, non sono degli incoscienti, hanno fatto il calcolo che tra i soldi che avrebbero avuto lavorando e quelli che si dice delle buste, dei parenti, dei regali, fosse questa esagerazione. Invece vengono a mancare tutte e due cose. E loro sono chiaramente costretti, ma perché è un film comico, quindi, è molto comico. Allora, siccome perché dice, sembra una tragedia. 850 euro mensili, 6.000 euro, 20.000 euro. Dobbiamo togliere qualcosa. E che vuoi togliere? Il matrimonio. Cento euro, neanche i soldi delle mance dei camerini. Che quant'è? 200 euro, sei di loro 200 euro. Noi non è che siamo proprio in viaggio di nozze. Siamo a Wolfsburg, in Germania. Dove è stato cucino? 5 minuti arrivo. Tu sei la sposina. È logico, che posso mai essere? Che siamo qua da 5-6 ore a aspettarti come due nuove sfortunate. Complimenti per la scelta. Ma vanno in Germania dove c'è uno shock culturale pazzesco. Esatto, che succede lì? Ed è lo shock culturale che ahimè tutti quelli che raggiungono le nostre coste in cerca di accoglienza si trovano, per cui insomma farlo un po' all'incontrario per i comici è una specie di manna, no? Perché insomma tutte le situazioni vengono ribaltate, le abitudini non esistono più, si parla una lingua che non è la tua e anche le cose più semplici diventano un'impresa. Lui è il nostro amico, è tunisino. La birra. Non lo so se c'hanno una birra. La birra. Ancora? Ma che camminiamo con le birre nella tasca? La birra o no, ma giù, ma t'ha a posto. Ma tunisino lato forcella. Ma perché care? Siamo destinati chiaramente a un tipo di società fatta così, dove i siciliani stanno insieme agli arabi, dove i tedeschi hanno a che fare con i napoletani, e questo è il nostro futuro. E invece oggi insomma, ci vogliono convincere che i napoletani devono stare con i napoletani, gli arabi con gli arabi, ma non sarà così. Ho fatto il test, sono feconda! E prima chi è arrivato? Solo tu le puoi dire queste cose! Monica è feconda. E chi è prima? Ui! Non sono solo io, siamo due cretini! La comicità è una sola, è quella che fa ridere. Certo. Quindi il fatto che loro riescano a far ridere e il fatto che io sia ancora un comico, come dire, in servizio permanente effettivo, rende le cose più semplici. Ecco, voi come lo vedete? Perché insomma, penso è stato un onore lavorare con lui e Lello Arena, poi insomma, Troisi, la... No, come... Sì, mi fate fare brutta figura. Noi a volte ci studiamo ancora, cioè... Quando Lello ci dice queste cose, per noi ancora, cioè, ancora cioè, non capiamo perché. Li ricordate voi? Che no, fanno io in particolar modo, mi sono avvicinato al lavoro dello spettacolo grazie alla smorfia, se no non... È stata colpa tua. Cioè, a causa della smorfia. Quindi dovevo continuare, non è che poi a un certo punto dice, vabbè, mo te sei orientato, mo basta, mo ti mollo qua. Ma cioè, lui non sa quante volte gli dicevo le parolacce, perché io c'avevo questa VHS, no, ve la ricordate, che per sbobinare i pezzi della smorfia, che non esisteva un testo, e loro non avevano fatto un testo, io devo sbobinare queste cose ore e ore, notti, davanti alla televisione. Si dice ogni promessa è un fremito. Allora come diciamo ogni promessa è un fremito? Chi non lo sa? Chi comanda nel di? Come ti ho detto? Come hai detto? Cioè sono arrivato qua non mi fate male, non ci mi piace. Cioè guappo non sei tu, guappo sono io.